La struttura della sessione, il cui oggetto, come potete vedere dalle slide, è la soluzione VMware Cloud on AWS, è molto semplice. Partiremo con alcune slide per contestualizzare quello di cui stiamo parlando, alcune slide introduttive, poi entreremo un pochettino più nel dettaglio sulla natura della soluzione, su come la soluzione è creata e come la soluzione può essere consumata dall'utente finale, e poi alcuni commenti conclusivi sugli use case che vediamo diciamo più idonei per una soluzione di questo tipo, e alcuni link che poi Rodolfo condividerà per poter effettivamente mettere mano alla soluzione stessa. Partiamo con la slide, diciamo, di rito, il perché le persone si stanno interessando e stanno muovendo verso il mondo cloud. Questo fa parte di un'introduzione molto veloce che volevamo fare, però volevamo ricordare, diciamo, questi 6 punti fondamentali, che sono fondamentalmente la possibilità di passare da un modello di delivery fatto da CapEx, per cui compro macchine e erogo un servizio ai miei utenti, è un modello OPEX, per cui consumo capacità elaborativa e pago per quella capacità elaborativa, che ha tutta una serie di risvolti che potete vedere in questa slide. Ad esempio, la possibilità di incrementare l'agilità. Nel momento in cui io devo comprare macchine o device per poter erogare un servizio, è chiaro che c'è un lasso di tempo che deve intercorrere tra quando ho l'idea e quando riesco a metterla in pratica. Per cui il modello OPEX di consumare e pagare per quello che ho bisogno nel momento istantaneo aiuta questa agilità. L'altra cosa molto importante è il beneficio del massive scale. Molto spesso si parla del massive scale in termini di lo sconto sul macchinario che io posso avere, però a me piace ricordare una situazione in particolare dove sono stato a reInvent un paio d'anni fa, dove qualcuno ha descritto in modo, secondo me, molto interessante che cosa fa AWS. E lui diceva fondamentalmente, AWS fa due cose fondamentalmente. Crea delle soluzioni molto semplici ad un costo molto più basso rispetto a quello che il cliente finale deve pagare per mettere in piedi queste soluzioni, perché nel momento in cui ho milioni di clienti riesco a fare delle economie di scala su quello che io spendo per costruire questa soluzione. E la seconda cosa che AWS fa è costruire delle soluzioni che il cliente non potrebbe costruire. Il cliente non le potrebbe costruire perché nel momento in cui ho milioni di clienti, ho la possibilità di avere migliaia di ingegneri che lavorano su una soluzione che un cliente che magari fa scarpe, organizza viaggi piuttosto che fa lamiere, non può permettersi di avere. Per cui anche questo concetto di economia di scala è estremamente importante. Ovviamente il discorso del non fare cose che non sono legate al mio business, no? C'è sempre questa battuta che gira solitamente su Facebook e Twitter, eccetera, dove si dice che nessun CEO è mai andato dall'IT manager a dire complimenti per quella migrazione da vSphere 6.0 a 6.5, è andata benissimo, no? Per cui il concetto di togliere tutto quello che noi definiamo undifferentiated heavy lifting, no? Tutto quello che non è legato a dare valore al business. Ovviamente il concetto di non dover fare un estimate della capacity di cui ho bisogno, perché posso accedere alle risorse quando voglio. E l'ultimo punto è quello di andare globali nel giro di minuti, no? Di un click di mouse. Cioè, ho la necessità di fare il deployment in Asia Pacifica, Singapore, piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che a Londra, ho la possibilità di utilizzare un'infrastruttura che è presente in quelle location. Questo è, diciamo, fondamentalmente quello di cui stiamo parlando e quello che viene applicato effettivamente anche alla soluzione VMware on AWS. Che cosa i clienti vogliono fare in termini di deployment? Negli ultimi anni si è parlato molto di questo concetto di cloud ibrido, che fondamentalmente significa avere la possibilità di far girare workload nel proprio data center,
far girare workload all'interno del cloud senza dover modificare nulla di quella che è la mia operatività. Per cui il concetto non è di andare tutto e di spostare tutto all'interno di un ambiente cloud, ma è quello di equilibrare questi due piatti della bilancia, che sono il proprio data center e l'ambiente cloud. Vuoi parlarci del perché questo è difficile? Beh, questo è difficile, ci sono un po' di spiegazioni, un po' di motivi per cui appunto nei percorsi di trasformazione che facciamo con i nostri clienti vengono visti e sono effettivamente oggi degli ostacoli. Sicuramente quando si pensa al cloud pubblico, si pensa comunque a formati di workload, di macchine virtuali che non sono sicuramente compatibili l'uno con l'altro, quindi già cominciano un po' degli ostacoli. Si pensa al fatto poi la mia rete come sarà, ho delle policy di sicurezza, un piano di indirizzamento, lo porto dall'altra parte, che cosa succede? Quindi anche qui l'incongruenza delle reti è sicuramente un ostacolo nel poter portare workload da una parte all'altra. Un aspetto secondo me molto importante è il modello operativo. Abbiamo visto magari progetti di cloud spinti in cui magari, come dire, non si è pensato al fatto che il modello operativo dovesse cambiare e quindi si rischia di creare nuovi silo in questo contesto, quindi l'inconsistenza delle operation. Ovviamente poi si sono fatti degli investimenti all'interno delle nostre organizzazioni, quindi voglio riutilizzare tutte le capacità, tutti gli skill che io ho già acquisito, ad esempio con le piattaforme, con i software on-premises, con il cloud privato, e poi, come dire, anche qui devo utilizzare diversi strumenti di gestione, diverse dashboard. Quindi ho veramente un single pane of glass, che cosa succede, no? Quindi il dovermi adottare, il dover prendere diverse soluzioni per gestire ambienti che apparentemente sembrano effettivamente diversi. Quindi VMware Cloud su AWS, come dire, rompe queste barriere, supera queste barriere attraverso cosa? Veramente ad altissimo livello, la possibilità di far funzionare l'ambiente on-premise VMware, quindi il concetto di software defined data center, così come i nostri clienti lo conoscono nelle proprie infrastrutture, esattamente così com'è all'interno delle infrastrutture di Amazon. Ovviamente quindi si mantiene la consistenza degli strumenti che io adottavo ieri e che posso adottare sostanzialmente anche domani. Ho un formato compatibile, esattamente lo stesso, quindi immaginiamo come può essere semplice la portabilità dei workload da un ambiente a un altro. Posso portarlo e posso anche portarlo sostanzialmente indietro. Ho la capacità, ho dei plus rispetto all'ambiente on-premise, ovvero quello di avere poi nell'ambiente pubblico la prossimità con servizi nativi, che poi, diciamo, alcuni poi ne vedremo, di servizi nativi AWS, quindi avere nuove possibilità essendo in prossimità, essendo vicino a quei servizi, e quindi poi alla fine ho la capacità di far funzionare le applicazioni esistenti, ma anche di avere la libertà di sviluppare le applicazioni nuove. Ora adesso io Massimo ti lascio un attimino il palco così magari ci racconti un pochino meglio, no, la soluzione, io torno tra un pochino. Ok. Grazie Rodolfo. No, ma poi ritorna, non c'è bisogno di. Adesso volevo andare un pochettino più nello specifico sul come costruiamo questa cosa. Prima di arrivarci mi piaceva far vedere anche questa slide che fa un po' capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, quello di cui stiamo parlando è poter utilizzare, e poi andiamo nel dettaglio su come lo costruiamo, ma il concetto fondamentale che non deve sfuggire è come facciamo a costruire uno stack che oggi siamo abituati ad utilizzare, e assumo che in platea ci siano delle persone che conoscono e utilizzano vSphere quotidianamente, come facciamo a utilizzare quello stack e applicare quei principi che abbiamo discusso nella prima slide. Pay as you go, go global in minutes e cose di questo tipo che sono proprie di un ambiente cloud, che nativamente si presenterebbe in modo diverso rispetto a un ambiente tradizionale vSphere. Per cui, come facciamo questa cosa qua? Facciamo un passo indietro da un punto di vista tecnologico, no? E guardiamo che cosa AWS offre da un punto di vista computazionale sulla propria piattaforma, per poter contestualizzare. Se voi immaginate una linea virtuale che separa quello che voi fate, da un punto di vista del cliente, consumer, che si affaccia alla piattaforma AWS, e quello che noi facciamo in termini di provider di soluzioni, e in questo caso di potenza computazionale,
computazionale, su questa linea potete mettere tutti i nostri livelli, differenti livelli di astrazione, dal server fisico alla macchina virtuale, al container, alla funzione serverless. E ognuno di questi punti ha dei nomi da un punto di vista di prodotti, no? EC2, ECS per la parte container, Lambda per la parte funzione. Non so se vi è sfuggito, ma allo scorso reInvent è stata annunciata una nuova unità di capacità computazionale, che è quella che noi comunemente chiamiamo bare metal, e che si posiziona su questa parte dello spettro. Per cui ad oggi la soluzione è in preview, ma verrà rilasciata al pubblico, a tutti, nei prossimi mesi. Quello che è possibile fare è fare il provisioning all'interno dell'infrastruttura AWS di macchine fisiche, non di istanze EC2, ma di macchine fisiche. Questo è il costrutto che VMware utilizza per costruire il servizio VMware Cloud on AWS. Fondamentalmente quello che succede, e poi entriamo un pochettino più nel dettaglio, è che VMware fa il deployment di n moduli di questo tipo, n istanze bare metal, e sopra di queste istanze al proprio software. Questo è il concetto fondamentale di quello che succede dietro le quinte quando poi andremo a effettivamente vedere quella che è la praticità e l'operatività di questa soluzione. Questo è un concetto fondamentale. Che cosa è VMware Cloud on AWS? È fondamentalmente quello che conoscete. Per cui sono macchine bare metal tradizionali, server Intel bare metal, su cui viene caricato lo stack core VMware nella sua interezza. NSX, vSAN, ovviamente l'hypervisor, pilotati da vCenter. Questa è quello che viene tendenzialmente definito VMware Cloud on AWS. Perché on AWS? Perché gira sopra l'infrastruttura AWS. Questo non gira all'interno del vostro data center, ma gira all'interno dell'infrastruttura AWS. Poi veniamo più nel dettaglio sulle regioni in cui è disponibile, ma questo è il concetto fondamentale di base. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, come accennava Rodolfo qualche minuto fa, io posso lavorare in adiacenza con tutti i servizi nativi AWS. Per cui le mie macchine bare metal di cui ho fatto il provisioning e su cui sono andato a creare il mio stack VMware stanno lavorando ed erogano un servizio che è in adiacenza, che è esattamente nello stesso data center dove vengono erogati servizi quali S3, EC2, RDS, eccetera, eccetera. Non entro chiaramente nel dettaglio dei servizi singoli nativi, però tanto per darvi alcuni esempi di quello che i clienti stanno cominciando a fare, è la possibilità, ad esempio, dalle macchine virtuali che vengono create sullo stack VMware Cloud on AWS, fare backup su S3, piuttosto che consumare servizi EFS o Elastic File Sharing messi a disposizione nativamente dalla piattaforma, piuttosto che servizi di load balancing, eccetera. Per cui questo è il concetto fondamentale. Silos, se vedete qui, è il trade union tra quello che sono i servizi nativi AWS e il vostro data center. Questa è la figura, diciamo, finale di quello che si sta cercando di creare. Per cui quel single pane of glass a cui faceva riferimento Rodolfo, che vi permette, utilizzando una singola interfaccia, di gestire workload che girano nel vostro data center e all'interno dell'infrastruttura globale, in virtù della capacità di vCenter di mappare cluster chiaramente differenti in infrastrutture differenti, con questa infrastruttura che è in grado di accedere nativamente a questi servizi a livello di banda data center, banda e latenza data center. Spendo due parole in più sulla parte di networking per farvi capire che questa non è banalmente prendo una macchina fisica e ci metto sopra l'hypervisor. C'è stato un grossissimo lavoro di integrazione che è stato fatto da VMware e da AWS per integrare tutta questa soluzione con la parte nativa di networking AWS. Per cui
esistono delle routine table in questo ambiente pilotate dal software NSX e routine table in questi ambienti che sono nativamente messe a disposizione dal costrutto VPC o Virtual Private Cloud, che sono allineate tra di loro. Nel momento in cui io vado a creare una nuova subnet all'interno di questo VPC, questa subnet sarà direttamente raggiungibile da questi workload e viceversa. C'è stato un grosso lavoro di integrazione che è stato fatto tra le due società per esporre i costrutti necessari affinché questi due ambienti si parlassero. Questa slide è un po' ripetitiva, lo ammetto. Fondamentalmente copre ancora quello che abbiamo discusso. Mi piace la frase in mezzo, l'ultimo livello di software, per l'appunto il vCenter Server Appliance SX, NSX e vSAN, managed by VMware. Questo mi serve per introdurre quel discorso che questo è un servizio VMware. Voi non avete la possibilità di fare il provisioning di quella macchina bare metal e metterci sopra l'hypervisor. Questo è un servizio cablato di VMware, e poi vi faccio vedere anche alcuni workflow su come su che cosa succede quando voi fate questo deployment, che è operato, gestito e manutenuto da VMware. Questo non è un prodotto, ma è un servizio. Okay? Struttura degli account. L'account, per chi di voi non è a conoscenza di questa terminologia specifica di AWS, l'account è quell'oggetto, diciamo così, astratto, che rappresenta un cliente, che rappresenta un'entità. All'interno dell'account io posso fare il deployment delle mie risorse. La struttura degli account in questa soluzione è fatta in questo modo. Esiste un account che è di proprietà ed è gestito da VMware ed è dedicato al cliente finale. Per cui in questo account VMware farà il provisioning delle macchine bare metal e farà il provisioning del proprio software sopra queste macchine bare metal. Questo account è di proprietà di VMware, ma è dedicato all'utente finale, al cliente finale. Esiste anche un account di proprietà del cliente e manutenuto dal cliente. Se vi ricordate la slide precedente, il primo account è quello che stava qui, dove VMware fa il provisioning dell'ambiente VMware Cloud in AWS. L'AWS Customer Owned Account è l'account che sta qui e che pilota le risorse native. Un cliente che vuole utilizzare questa infrastruttura deve avere un account AWS nativo, perché il flow del deployment prevede che voi portiate in dote al servizio AWS il vostro account nativo. Okay? Ops and Support. Come dicevo prima, questo è un servizio erogato da VMware. È un servizio, non è un prodotto. Il che vuol dire che VMware vi offre un servizio di SDDC as a service, dove VMware si prende in carico la gestione completa dello stack, dove per gestione completa dello stack intendo anche la manutenzione, gli upgrade dello stack stesso. Non entro nei dettagli sul come e quando queste cose vengono fatte, anche perché è un servizio in assoluta evoluzione, nuove funzionalità e nuovi modelli operativi entrano in gioco, non dico quotidianamente, ma quasi settimanalmente, ma il concetto fondamentale è che voi non avete accesso root alle macchine SX, ad esempio. Voi non avete un account amministrativo del vSphere che viene deployato all'interno dell'infrastruttura AWS. Voi avete un account quasi amministrativo, ed è la lista degli user right è pubblicata, per cui la potete tranquillamente vedere, ma voi non avete la possibilità di crearvi ed installare dei VIB sulle macchine SX, piuttosto che fare lo shutdown della macchina SX. Il tutto è gestito dal team di Ops di VMware. Quello che voi potete fare, chiaramente, è fare il deployment dei workload su questa infrastruttura, per cui creare nuove reti virtuali NSX
ovviamente creare macchine virtuali, fare il deployment di macchine virtuali, gestire le immagini delle macchine virtuali e cose di questo tipo. Okay? Questo è importante capirlo per capire la natura della soluzione. Connettività ibrida, su qua ci potremmo stare chiaramente una giornata perché i dettagli sono importanti e anche molto sofisticati. Però volevo usare questa slide per darvi un'idea di quali sono i due modelli principali di deployment ibrido. Assumendo che voi abbiate il vostro data center principale e l'infrastruttura VMware Cloud on AWS, il primo modo per collegare queste due entità è tramite quello che noi chiamiamo AWS Direct Connect. Per cui un link privato, tipicamente un circuito MPLS, che viene stabilito tra il proprio data center e una Direct Connect Location, come la chiamiamo noi, che è un ingresso nella rete di Amazon, in modo tale che il vostro traffico ibrido non attraversi internet, perché questo è un circuito privato che collega il vostro data center alla rete globale AWS. Il secondo modo di poter collegare questi due ambienti, se volete più tattico, il primo magari è più strategico, il secondo può essere più tattico, è quello di utilizzare una tradizionale VPN, per cui voi avete un device in grado di fornire una connettività VPN nel vostro data center, noi esponiamo un endpoint logico che è in grado di supportare una connessione IPsec VPN e create questa connessione IPsec VPN tra il vostro data center e l'infrastruttura AWS Cloud, VMware Cloud on AWS. Questo transita su internet, per cui alcuni clienti possono privilegiare la seconda soluzione perché magari stanno cercando di implementare uno use case di migrazione completa verso AWS all'interno del servizio VMware Cloud on AWS, per cui magari non hanno necessità di questo circuito privato. Nella prima soluzione che ho descritto, quella che prevede l'utilizzo di AWS Direct Connect, magari è un qualcosa di più strategico che possa servire a uno use case dove i due piatti della bilancia continuano ad esistere nel tempo e per cui volete estendere il vostro data center e per cui avete bisogno di una connessione di un certo tipo. Okay? Una cosa che mi sono dimenticato di menzionare, avete visto che abbiamo elencato come software che viene utilizzato all'interno della soluzione VMware Cloud in AWS, NSX, vSAN, SX e ovviamente vCenter. Questo è come è costruito lo stack all'interno di AWS. Non ho la possibilità di fare opt-in, opt-out. Questo è il modo in cui viene costruito. Detto ciò, voi non avete bisogno di avere NSX, vSAN all'interno del vostro data center. Cioè, le due soluzioni sono completamente distinte e separate. In particolare, sul discorso della VPN, ma soprattutto, una cosa che non abbiamo coperto qui, il discorso del stretch layer 2, per cui portare la mia rete locale all'interno dell'ambiente VMware Cloud on AWS non richiede che io abbia NSX. Ho la possibilità di fare questo stretch, che è il prerequisito per poter poi fare vMotion, cosa supportata, da on-prem a AWS e viceversa. Non ho bisogno di avere NSX on-prem. Ho la possibilità di utilizzare altri veicoli per fare questo stretch della rete a livello 2 verso l'infrastruttura globale AWS. Adesso volevo guidarvi su, tanto per rendere la cosa un pochettino più pratica, su quello che è il workflow di deployment di questa soluzione. Qui avete sentito il sottoscritto parlare, Rodolfo parlare, vi piace la soluzione, come faccio a farne il deployment? Poi Rodolfo farà alcuni accenni sul come si può iniziare, però nel momento in cui vi affacciate sul servizio, e questo è quello che vedete, sono degli screenshot
del sito VMware, perché ripeto, questo è un servizio offerto da VMware. Questi sono degli screenshot che fanno vedere qual è il flusso del workflow che vi permette di fare il deployment di questa soluzione. La prima cosa, la primissima cosa che dovete fare è fare il cosiddetto pairing degli account. Per cui questa slide vi dice: ok, sono pronto a creare un account nell'infrastruttura AWS, dimmi qual è il tuo account, signor cliente. Per cui qui è dove portate in dote il vostro account, quello che verrà poi unito all'account di proprietà di VMware su cui verrà istanziata la soluzione. Questi due account sono quegli account i cui VPC si allineeranno con le rotte di traffico interno. Per cui questi due sono gli account che avranno questi flussi allineati di rotte. La seconda cosa che dovete fare è selezionare la regione dove poter andare a fare il deployment di questo stack. Ad oggi sono supportate queste regioni: North Virginia, Oregon e Londra. Poi Rodolfo vi darà due indicazioni su quale sarà l'evoluzione di questa cosa, ma ad oggi, se provate oggi, 27 marzo 2018, queste sono le tre regioni che avete a disposizione. E qui selezionate anche il numero degli host. Mi sono dimenticato di dire che questa è una soluzione che scala da 4 a 32 host. Ovviamente potete avere più cluster, ma un singolo cluster può avere da un minimo di 4 oggi un minimo di 4 fino a 32 host. E ovviamente questi host vengono aggiunti e tolti dinamicamente, se vi ricordate quello che dicevamo all'inizio della trasmissione. Qui vedete anche la configurazione e la capacità totale di cui state facendo il deployment. Questo è il momento in cui VMware si gira verso AWS e chiede ad AWS: fammi il deployment di 4 host bare metal all'interno della tua infrastruttura. Una volta fatta questa cosa qua, verrà fatto il deployment dello stack NSX, SX, vSAN, vCenter, eccetera, sopra questi 4 o più host fisici che io sto configurando. Questo è il layout finale da un punto di vista della rete, e qui, sempre all'interno di questa interfaccia disponibile sul sito VMware, perché lo ripeto ancora una volta, questo è un servizio erogato da VMware e questa non è nient'altro che la control plane del servizio. Qui ho tutto il mio layout di rete che connette tutti i punti che abbiamo descritto fino adesso. Customer VPC, questo è quello che avete portato in dote, quello è il vostro data center e questa è la connettività diretta verso internet, che chiaramente potete abilitare o disabilitare. Supponete di fare il deployment di workload che richiedono accesso diretto da internet, perché state pubblicando un'applicazione che i vostri utenti finali devono accedere, potete utilizzare quel path, piuttosto che altri use case che prevedano che non si abbia una comunicazione diretta su internet, ma che la comunicazione sia esclusivamente tra il proprio data center e l'infrastruttura AWS, scusate, VMware Cloud on AWS. Qui ho anche la possibilità di definire tutte le firewall rule che mi permettono di tenere gli ambienti sicuri e separati. Una volta che avete finito di fare questa cosa, questo è quello che vi si presenta. In questo esempio specifico abbiamo fatto un deployment di un cluster chiamato IAD Demo nella regione North Virginia, perché abbiamo scelto noi tra quelle tre di fare il deployment in quella regione, poteva essere Londra, poteva essere l'altra regione. E qui vedo un summary di qual è la mia potenza computazionale effettivamente, diciamo, disponibile e consumata all'interno di quel cluster vSphere. Alcuni bottoni interessanti, questo l'abbiamo discusso, questo è quello che abbiamo usato per fare il deployment di un SDDC, no? Per cui questo flow è stato scatenato quando io ho schiacciato quel bottone, questo era vuoto, ho schiacciato quel bottone, ho iniziato il flow e mi appare questa cosa.
ma il bottone più interessante di tutti è questo. Il mio endpoint vCenter. Quando io clicco su quel bottone, inizia la mia operatività quotidiana. Se siete amministratori, architetti, vSphere, conoscete vSphere inside out, come si dice, una volta che avete schiacciato quel bottone, siete nel vostro ambiente. Perché questo è quello che è possibile fare. Da quella singola interfaccia a cui faceva riferimento Rodolfo, io ho la possibilità di gestire il mio ambiente VMware Cloud on AWS, che non è nient'altro che un vSphere as a service all'interno di questa interfaccia, e il mio vSphere che ho all'interno del mio data center. Questo è, diciamo, garantito da una funzionalità che si chiama Hybrid Linked Mode, che permette di unire due ambienti distinti e separati anche a livello di domini SSO, perché di fatto questo è quello che succede. Ho il mio dominio SSO all'interno della mia azienda e mi devo agganciare, devo vedere un altro dominio SSO che è quello che io ho creato all'interno del cluster di VMware Cloud on AWS, e ho questi due domini che sono visibili dalla stessa identica interfaccia. Qui è dove io ho la possibilità di cominciare a fare cose anche molto interessanti, tipo la migrazione di macchine virtuali da un cluster ad un altro, o vMotion di macchine virtuali da un cluster a un altro. Detto ciò, lascio la parola a Rodolfo per alcuni commenti conclusivi. Sì. E su alcune considerazioni sugli use case e dove i clienti stanno pensando di usare questa soluzione. Sì, quindi abbiamo visto, come dire, un ambiente estremamente semplice da realizzare, assolutamente interoperabile, single pane of glass. Cosa ci facciamo? Quali sono alla fine poi i casi d'uso principali che vediamo target per la soluzione e che comunque i nostri clienti effettivamente stanno adottando? Abbiamo provato a dividerli in tre macro categorie, anche se poi, come dire, sempre confinare, no? Casi d'uso in categorie si rischia sempre di sbagliare, ma tanto per rendere l'idea, sicuramente il primo classico è quello di espandere il proprio data center, quindi espandere il proprio data center per tutta una serie di motivi, ad esempio un'espansione geografica, avere la possibilità di portare le stesse medesime applicazioni che oggi on-premise attraverso l'infrastruttura globale ad oggi nelle region disponibili di AWS, magari perché appunto mi sto espandendo, ho fatto delle merge acquisition per esempio, oppure per soluzioni di disaster recovery. Quindi ci sono delle soluzioni, tra le altre cose, di automazione. Per chi conosce il site Recovery Manager, per intenderci, lo possiamo fare direttamente su AWS, quindi, come dire, avere un ambiente di recovery che è sul cloud pubblico. E questo forse è il più classico. Un altro è legato sicuramente alla migration, che può essere: voglio ridurre il footprint del mio data center on-premise, quindi vado proprio a ridurre fisicamente gli spazi e comincio gradualmente a portare parte delle infrastrutture, quindi insomma dei workload e delle applicazioni, senza modificarle, nell'infrastruttura pubblica di AWS, oppure magari seleziono alcune specifiche applicazioni tra l'altro attraverso anche tutta una serie di strumenti che mettiamo a disposizione per andare a capire quali possono essere delle applicazioni candidate anche a livello di costing o a livello di rete, eccetera, papabili per essere portate direttamente o velocemente sul cloud. Poi dipende appunto da Reconnet, dalla VPN, dalla tipologia poi di rete che vado a installare e a instaurare. E poi una parte un pochino più flessibile che vediamo che come dire, si sta utilizzando è usare questa capacità per, da una parte, modernizzare le applicazioni esistenti, quindi avere un ambiente di sviluppo che sia come dire, destinato alle applicazioni esistenti, sia per sviluppare le applicazioni nuove, le cosiddette cloud native, proprio in virtù di quella prossimità dei servizi diciamo di AWS, che a quel punto sono lì. Sono nello stesso data center e quindi sono utilizzabili con latenza data center. Quindi queste sostanzialmente sono delle macro categorie. Ovviamente tutte queste scelte possono essere fatte liberamente on premise, on cloud per intenderci. Cioè non c'è un senso unico,
ogni scelta che faccio la posso poi ridirezionare indietro, per intenderci. Si parlava appunto di vMotion, posso tranquillamente portare workload, diciamo, dall'on-premise al cloud, viceversa. Poi mi piaceva sottolineare, visto che proprio abbiamo annunciato pochi giorni fa delle nuove release, ora non mi soffermo su tutte, era soltanto per evidenziare il fatto che si parla appunto di modelli operativi che sono in costante evoluzione. A quel link, al link qua sotto, c'è pubblica la roadmap di evoluzione del servizio di VMware Cloud su AWS, con tutte le capability che sono già, come dire, funzionanti in produzione, alcune che sono in preview, come alcune di queste sono ancora in preview, altre che sono pianificate. Quindi potete giornalmente rendervi conto effettivamente di quello che sta accadendo e di quali saranno le cose nuove che verranno. Alcune che mi preme sottolineare, ad esempio, è il supporto sempre più per le applicazioni mission critical. Ad esempio, in preview, la possibilità di avere uno stretched cluster tra due availability zone differenti. Questo significa di non dover ingegnerizzare l'alta affidabilità all'interno, a livello applicativo, ma l'applicazione oggi così com'è, attraverso la resilienza infrastrutturale, quindi l'alta affidabilità nativa del software defined data center, al failure di una zona, ripartono i workload dell'altra zona. Quindi, come dire, senza colpo ferire, come si suol dire, no? Quindi senza modificare nulla, quindi aumento la resilienza anche per l'applicazione veramente mission critical da questo punto di vista. La possibilità di utilizzare, si citava nei vari componenti, la vSAN, quindi lo storage virtualizzato, con, parliamo di big data, parliamo di analytics, quindi i dati sono sempre più importanti, con capability sull'all flash di compressione e di duplica nativa. Insomma, si pensa a un 40, un 50% di saving di spazio rispetto a una soluzione on-premise, ad esempio. E una parte poi anche legata alla possibilità di far funzionare le istanze virtual desktop, Horizon, tanto per chi conosce il nome commerciale, ma per intenderci, quindi workload di tipo desktop, quindi le immagini VDI, anche in questo caso nel mondo ibrido. Quindi posso farle funzionare on-premise, magari devo scalare o devo fare aumentare il footprint in maniera geografica per servire dei virtual desktop in altre location, lo posso fare, quindi il software è compatibile. Quindi porto il virtual desktop in una region pubblica. Poi magari lo faccio per una stagionalità, come pure alcune tipologie di workload, lo faccio in maniera stabile. E per concludere, una cosa che così mi sembra abbastanza interessante, una parte, ad esempio, la CloudFormation, quindi la possibilità di utilizzare strumenti di DevOps. C'è una sezione nel VMware Cloud o nel AWS chiamato Developer Center, in cui sostanzialmente, tanto per fare un esempio, io posso descrivere a livello di codice la mia infrastruttura. Quindi la posso descrivere, poi la posso anche pubblicare nella community, posso condividere, quindi per far provisioning di pezzi di infrastruttura in modo diverso. Posso sia usare il vCenter, posso usare il bottone crea SDDC, ma posso ovviamente anche programmare in maniera automatizzata alcune cose, alcuni oggetti, pezzi di infrastruttura. Ovviamente poi il modello di consumo e anche il billing è, direi, estremamente flessibile. Modello classico, sostanziale, come dire, orario on demand, quindi tanto utilizzo orario, tanto pagherò, sostanzialmente il modello più classico del paradigma cloud, se vogliamo, oppure posso avere dei pezzi di infrastruttura riservati da 1 a 3 anni, per esempio, se ho magari un progetto un pochino più strategico di espansione verso il cloud. Come modalità di pagamento, posso aggiungere una cosa su quel discorso lì, perché si riaggancia a quello che facevamo all'inizio sul tema del non devo pensare a quanto sarà la mia capacità e al tema del voglio gestire la mia soluzione in modo agile. La soluzione, quella di reserved model da 1 a 3 anni e quella on demand, può essere mixata, che è uno dei, diciamo, pattern che comunemente vediamo sull'infrastruttura AWS. Ho uno zoccolo duro di workload che io continuo ad utilizzare, per cui i miei host continueranno ad essere utilizzati a un livello di consumo ottimo, no, per quello che io sto pagando, e poi magari ho dei picchi stagionali, fine mese o addirittura fine anno. Stavo parlando con una persona al boot che mi diceva: noi facciamo girare un'applicazione una volta all'anno per fare dell'attività che facciamo una volta all'anno. Ovviamente non compro infrastruttura per il picco per fare, per lavorare 364 giorni al
40% di quello che io potrei utilizzarla. Per cui mixare quei due modelli, per cui uno zoccolo duro con riserve e poi aggiungere host al mio cluster e togliere host al mio cluster dinamicamente pagando solo per quello che io aggiungo per 2 giorni, 3 giorni o 4 settimane all'anno, è assolutamente vicinissimo a quello che è il modello cloud per definizione. Scusi. Sì, no, assolutamente, è fatto benissimo, che in effetti si riesce quindi a ottimizzare i costi, ovviamente in maniera molto fine e granulare. Ovviamente poi posso acquisire le soluzioni e il servizio attraverso degli accordi commerciali, attraverso accordi di licenze, attraverso dei cosiddetti token che noi diciamo, sono in varie formule, SPP, HPP per intenderci, token che possono essere utilizzati ibridi, quindi un po' per on-premise, un po' per licenze tradizionali classiche on-premise e una parte utilizzata per servizi cloud, o token crediti nativi per servizi cloud sostanzialmente, oppure il classico con la carta di credito, no, nel modello proprio a consumo istantaneo, lo posso ovviamente fare. Vedete, noi teniamo, all'inizio abbiamo parlato di riutilizzo degli skill, ma anche degli investimenti fatti, quindi ovviamente l'hybrid loyalty program consente a tutti i clienti che hanno alcune tipologie di licenze già acquisite on-premise, mantenendole, quindi non cannibalizzandole per intenderci, ma mantenendole on-premise, di usufruire degli sconti fino al 25% sui servizi di VMware Cloud o sull'AWS, semplicemente per il fatto di avere già delle licenze sotto manutenzione, per intenderci. Quindi riutilizzo e salvaguardo gli investimenti già fatti. Abbiamo accennato prima alla disponibilità delle region, quindi le due negli Stati Uniti l'abbiamo vista, appunto Londra è arrivata adesso a marzo, a breve ci sarà Francoforte, non c'è una data precisa, a breve, possiamo dire a breve, e poi a seguire ci saranno la regione Asia Pacific, che continuerà quindi alla fine, quindi la copertura di tutto il globo, no? Di tutta l'infrastruttura sostanzialmente globale. Questo segue un po' il modello tradizionale di AWS, quando noi annunciamo un nuovo servizio tipicamente viene annunciato in un numero di region determinato con un rollout, esatto, che viene eseguito nel corso del tempo, e qua seguiamo esattamente lo stesso modello. Quindi Massimo poi prima ci ha fatto vedere alcune interfacce di utilizzo VMware Cloud su AWS, ma se io domani, non dico stasera perché siamo tutti stanchi, domani mattina arrivo in ufficio e lo voglio proprio provare, no, immediatamente, mi iscrivo a un laboratorio, c'è un Hanson Lab pubblico online, basta registrarsi con l'account MyVMware, viene aperto una connessione e un ambiente di laboratorio in cui vengono istanziate delle chiavi che sono valide per il periodo del laboratorio per accedere ai vari servizi cloud di VMware, tra cui VMware Cloud su AWS. Quindi da lì appunto questo è il portale di cui appunto VMware Cloud su AWS è uno dei servizi. Parlavo prima, ce ne sono anche altri che appunto consentono di avere visibilità sull'on-premise, di fare del right sizing, di vedere sostanzialmente quale sarà il costo proiettato nella mobilità di alcune tipologie di workload. Vado a selezionare, ecco, proprio ho ripreso una screenshot che aveva messo Massimo prima, creo l'SDDC, ho l'SDDC pronto, lo vado a gestire. Veramente in forse un minuto e mezzo, questo l'ho fatto io come laboratorio, quindi me lo sono fatto l'altro giorno per un po' per esercitarmi, veramente in un minuto e mezzo avevo un SDDC pronto da provare. Prende, ci si linka col vCenter e si hanno esattamente in lab le stesse funzionalità che abbiamo visto prima. Quindi pronto all'uso e lo potete testare immediatamente. Grazie.